benvenuta. Grazie dell'invito. Direi di iniziare subito chiedendoti, perché karma rosso? Dunque, karma è causa effetto. Nel momento in cui uno mette piede qui diventa karma. Ora, da bambina io osservavo gli adulti e pensavo, sono infelici, continuano a farsi del male, che cosa non riescono a capire? E sapevo che avrei dovuto fare qualcosa per aiutare. Poi gli anni sono passati e ho imparato due o tre cose e ora aiuto le persone a capire. Lo faccio con il rosso, perché il rosso sono io. Benvenuti o bentornati amici, qui è Karma Rosso. Benvenuti o bentornati amici, qui è Karma Rosso. Prima di andare a vedere questa lettura io vorrei andare a specificare magari per chi non lo sa o chi non è molto abituato a usare questo tipo di terminologia, che cos'è il bambino interiore e cosa viene considerato tale. Dunque sapete che io vi ripeto sempre che l'idea che noi abbiamo di noi stessi come persona non è altro che un accumulo di memorie. Quindi ciò che noi crediamo essere è in realtà una serie di esperienze, una serie di metodi, una serie di errori, una serie di successi, una serie quindi proprio di memorie energetiche che abbiamo messo insieme e che formano chi crediamo di essere. Questo è il nostro io, chiamiamolo adulto, ok? Contrapposto, possiamo dire, a quello che è il nostro io prima che tutte queste memorie e quindi tutti questi condizionamenti sull'idea che abbiamo di noi stessi entrassero in gioco e creassero quindi probabilmente soluzioni da una parte e problemi dall'altra. Si va a formare quindi il concetto di bambino interiore come modo per descrivere la nostra essenza umana, dico apposta umana, perché il bambino interiore non è la nostra anima, anche lui è un aspetto che è creato dal nostro essere vivi, ma non è la nostra anima pura, ok? Però conosce e tiene il seme originario di chi saremo, ok? Diciamo che tiene tutti, se questo fosse un videogioco, tiene tutti quei codici segreti che costituiscono poi il nostro personaggio, conosce tutte le mosse che poi il nostro personaggio può fare. Allora, quando ci sono dei problemi, siccome il 90% dei problemi che in realtà ci sono nella nostra vita e quindi dei traumi che alla fine subiamo e delle diverse memorie di noi stessi che poi sviluppiamo sono creati nei primi 6-7 anni di vita, i più grossi se non altro, andare a chiedere a quella parte di noi che non è ancora contaminata dall'idea di noi e dai traumi di noi e dalle esperienze di noi, è l'idea più basica, più sana, più ovvia e spontanea che ci può venire per andare a risolvere questi problemi, perché ricordiamo a noi stessi praticamente qual è la nostra base di partenza. Quando questa base di partenza, cioè questo bambino interiore, viene deturpato dalle esperienze, viene costretto magari a fare delle cose, viene non ascoltato, viene dimenticato, messo da parte, visto come inutile, lì iniziano i veri problemi che poi possono diventare, di solito diventano a lungo andare somatici, quindi andiamo a rendere materiale l'infelicità di questa prima forma primordiale di noi come umano e lì poi si va dal dottore, si va da chi si occupa di olistica, si va dallo psicologo, dipende poi la situazione. Per cui con questa lettura che cosa vogliamo fare? Una cosa molto semplice, qualunque sia la vostra situazione, che abbiate un dubbio, che siate super felici o super tristi, che abbiate un problema o semplicemente che siate curiosi di sapere che cosa qual è il punto di vista del vostro bambino interiore in una fase della vostra vita, in una situazione specifica o così in generale, bene, con questa lettura lo andiamo a vedere. In questo modo avrete un'opinione, ecco perché ho così chiamato la lettura, un'opinione del bambino interiore su quello che è il vostro probabilmente momento attuale di esistenza
E ovviamente anche questa è una lettura che è atemporale, per cui si può tornarci quando si vuole, la si può riguardare mille volte, si possono fare più scelte e speriamo che in qualche maniera un po' di chiarezza, un po' più di contatto con voi stessi vi dia magari quella visione che fino ad ora non avevate completamente considerato, ma che può darvi qualche aggiustatina, ok? Bene, allora come andiamo a selezionare quali scelte fare? Da questo mazzo di Lenormand andrò a selezionare semplicemente quattro possibilità, ok? Ho detto quattro e ne cadono 8.000. Allora, prima va bene, i pesci, qui ne mettono tre, il pesce, la mettiamo qua così. La seconda possibilità, per sapere che cosa ne pensa il bambino interiore. Donna, la terza scelta, il bambino interiore, eccoli qua, terza e quarta, la torre e la nuvola. Queste due sono due che mi pare spesso vengano selezionate quando uso questo metodo. Se vi serve mettete in pausa, sappiate che questa sarà la prima, seconda, terza e quarta scelta. Più che posso evito di abbinarci delle pietre, perché tanti vengono richiamati dal bisogno che hanno della pietra e non di selezionare la scelta corrispondente, quindi mettete in pausa, fate la vostra scelta e intanto proseguo partendo dalla numero 1. Dunque scelta numero 1, abbiamo la nuvola. Andiamo a vedere qual è la situazione. Allora, che cosa ne pensa della situazione il vostro bambino interiore? Si possono tranquillamente unire perché mi pare che risolvano meglio la questione. Ma mettiamo qui queste intanto. Allora, la prima cosa che vedo, che mi pare proprio... tutta la questione potrebbe essere racchiusa qui, ok? E mentre ve lo dico, percepisco anche una certa sorta di un'insoddisfazione molto profonda e quasi un essere scoraggiati, sapendo che le cose non cambieranno mai, un senso di sconfitta che il bambino interiore prova non tanto per la situazione, perché sa che si potrebbe cambiare, ma la prova verso il vostro modo di comportarvi, il vostro modo di interagire con le vostre esigenze. Allora, a me pare qui che in qualche maniera ci sia un grosso bisogno di rivoluzionare quelle che secondo voi sono le strutture della vostra vita. È un vero richiamo questo al cambiamento, ormai non è neanche più una supplica, perché io credo che il vostro bambino interiore si sia proprio, come vi dicevo, stufato di cercare di farsi vivo e ha gettato la spugna. Quindi dice, questa situazione che per te è al collasso, che per te è stagnante, che per te è altamente problematica, per me è un qualcosa di molto noto. Abbiamo provato in molte energie a comunicare con te, l'insoddisfazione dovrebbe in qualche maniera esserti anche giunta, però guarda un po', tu continui a comportarti nella stessa maniera. E quello che mi fa imbestialire è il fatto che tu continui a cercare di costruire su delle macerie. Faccio un esempio. Nel Medioevo c'era questa mania di buttare giù le vecchie strutture, ok? Vecchie case, vecchi edifici, anche voglio dire i più semplici. Buttare giù le macerie, buttarci sopra un po' di terra, abitudine che poi è stata conservata anche dopo, e ricostruirci sopra, quindi si costruivano edifici su detriti. Non c'era la grossa abitudine, mettiamola così, di poi creare delle fondamenta, è già qui. In più, quando si andava a costruire, allora la dirò molto candidamente, se ne infischiavano alla grande del concetto di stabilità, di qualunque concetto anche di capacità di un edificio di portare il peso. Pare che avessero probabilmente dimenticato
come i romani avevano insegnato al mondo come fanno a stare sugli edifici, quindi tutte le basi dell'ingegneria civile, diciamo, era probabilmente andata, non lo so, messa sotto chiave. Sto parlando ovviamente del contesto italiano per eccellenza e magari non delle persone più abbienti, ok? Sto parlando della grande massa. Per cui che cosa succedeva? Quando arrivavano al secondo piano già era un azzardo in una casa, il terzo piano già era chiamare il disastro. Allora il bambino interiore vi vede fare la stessa cosa, cercare di costruire senza il benché minimo concetto di quello che è savio o totalmente folle fare, un po' come mettere un bel fiocco a un giocattolo rotto e regalarlo a qualcuno e pensare che non si accorga che sta regalando un giocattolo rotto, oppure come prendere una corona, metterla in testa a un pazzo e dire che è un re. È un po' la stessa cosa, ok? Per cui state facendo delle vostre certezze che non sono credibili neanche a voi stessi nel profondo, state facendo un castello di sabbia. Prima o poi crolla, però a questo punto il bambino dice: io ho fatto la mia parte, se non mi si ascolta sono cavoli tuoi, io sono imbronciato in questo momento, sono veramente, sto scuotendo la testa mentre ti guardo e dico: ma che stiamo qui a fare? Per cui viene già da sé il suggerimento, no? Però proseguiamo, vediamo che cosa ha da dire pro di questa situazione. Più che un pro è come dire, tutte queste energie che tu metti, perché è indubbio che abbiamo una certa capacità di creare, abbiamo una certa capacità di considerare possibilità, di fare dei progetti, di essere intraprendenti, di avere l'orgoglio anche del voler creare delle strutture nella nostra vita. Abbiamo delle doti che possono darci veramente delle grosse soddisfazioni perché riusciamo a manifestare cose grandi nella nostra vita. Tra l'altro saremo anche destinati ad avere un certo livello di abbondanza, per cui ad avere molti pochi o quasi nessuno dei problemi che una persona normale può sperimentare nella vita e che tu magari stai sperimentando ora. Però tutto questo me lo stai buttando giù per il cesso perché lo stai impiegando nelle cose sbagliate. E con sbagliato non intendo che c'è un giusto e un sbagliato, cioè più che altro un concetto di in linea o meno con quella che è la mia natura di bambino interiore. Se vuoi continuare a usare queste grosse capacità su tutt'altro, fai pure, però poi non mi venire a chiedere com'è che sono infelice, oppure com'è che le cose non funzionano, o com'è che ho sempre problemi. Infatti ci sono degli aspetti che ovviamente disapprova, ma soprattutto che mette in tavola quasi come delle prove alla vostra capacità di rendervi conto di quello che sta succedendo e dice: sì, tante riflessioni, tanta meditazione magari anche per alcuni, tanto lavoro sul diventare qualcosa di meglio e poi ci sentiamo insoddisfatti. E poi continuiamo a essere pessimisti, a guardare il bicchiere dalla parte mezza vuota e poi continuiamo ad avere questa attitudine di autodistruzione e poi continuiamo a fare cose che possiamo definire altamente sagge, magari da un punto di vista di quella che è universalmente riconosciuta dalla società una cosa giusta. Però in realtà a me sembra che qui più che saggi stiamo diventando matti. Questa insoddisfazione, questo vuoto, non è un vuoto percepito perché ti stai ingannando e ti stai creando una delusione perché vuoi a tutti i costi fare qualcosa di buono. Questo vuoto che percepisci è che il buono che tu credi di fare è un qualcosa che per noi non va bene, per noi non esiste.
per noi è totalmente inutile. C'è una grossa contrapposizione anche qui del concetto di quanto saggio credi veramente di essere e quanto ancora devi fare di percorso per capire che finora hai semplicemente giocato la partita della sicurezza e che cosa hai stretto? Nulla, assolutamente nulla, forse la depressione per qualcuno, forse il fuggire in altre dimensioni mentali per qualcun altro, per cercare di compensare l'insoddisfazione della realtà che si vive. Allora, qual è il consiglio? Ah beh, allora, primo consiglio, o inverti cammino o ti fermi del tutto, però qui non possiamo continuare ad andare in questa direzione. È un po', ho sentito proprio una voce che dice, ragazzi, fermi tutti, tempo, io mi chiamo fuori, è proprio il momento di cambiare strada, è il momento di smettere di pensare che prima o poi questa cosa funzionerà o che ha senso che continuiamo a rimarcare il solito territorio, ma soprattutto che cosa consideriamo valido, che cosa consideriamo sostenibile con le nostre energie, su che cosa vogliamo continuare a investire. È veramente sicurezza quella che stiamo nutrendo o è un'illusione? Perché qui abbiamo due strade, due possibilità. O una cosa la fai o non la fai. Non importa il come, non è tanto la strada specifica, è il concetto che ci sta dietro. Quindi in poche parole, non è che si tratta di prendere la pillola blu o prendo la pillola rossa. Voi siete a livello prima, la prendo o no una pillola o continuo a stare nell'illusione? A me pare che più di qualcuno abbia già anche una certa idea di quello di cui sto parlando, al punto che può essere che abbia fatto delle scelte su cui continua a tornare. Se continuate a tornare su delle scelte, allora o avete seri problemi di autostima, oppure avete seri problemi di illusione. Comunque tutti e due vengono dal non essere in comunione con il nostro potere interiore. Allora qui infatti, guardate, la questione creazione salta fuori. Creazione non significa diventare milionari, fare 10 bambini. Ognuno ha la sua idea di creazione, di abbondanza, di costruire la propria realtà, ok? Però il concetto che ci sta dietro diventa molto chiaro quando poi uno si scontra con una realtà molto semplice. Sono felice o non sono felice? Cioè, mi reputo soddisfatto se muoio domani o no? Perché forse ci sono molte persone al mondo, mi sa un po' tutte, che pensano di poter vivere all'infinito, che pensano di avere tutte le possibilità del mondo, oppure amano pensare che le loro possibilità siano finite e che non ci sia modo di uscirne, per cui scelgono il gioco facile, il gioco semplice, per quanto sia pesante il portarlo avanti, perché comunque dà loro l'illusione di raggiungere qualcosa in nome del fatto che stanno camminando sulle stesse strade già percorse 1000 volte. Però se fosse così, nessuno avrebbe scoperto l'America, per dirne una, no? Allora il vostro bambino interiore, io qui vi do l'impazienza, io direi che si è proprio rotto, cioè, si è proprio rotto, non sta probabilmente anche pestando i piedi da un po', non ne vuole sapere, e come lui non ne vuole sapere di partecipare a questa follia che continuate a perseverare, da parte vostra c'è un non accettare che stiamo sbagliando strada e che forse è il caso di fare in un'altra maniera. Per cui bella la sensazione di avere tutto stabilito, tutto certo, o comunque di sapere che cosa devo fare. Faccio un esempio, devo mantenere i miei figli, quindi per forza devo fare una certa maniera. Devo finire gli studi, quindi per forza devo comportarmi in una certa maniera. Devo assolutamente guarire, quindi per forza mi devo comportare in una certa maniera. Non è così che funziona.
Già partire con Devo, ragazzi, qui possiamo stare giorni a parlarne. Non c'è niente che uno debba o non debba fare se non essere se stesso, che è lo scopo unico della vita che abbiamo tutti, essere noi stessi. Per cui qualunque indicazione al di fuori di questo in realtà è fuorviante. È trovare un'altra maniera per magari creare una nuova illusione. In realtà tutto quello che dà sicurezza all'essere umano crea la grande possibilità di creare un'altra illusione, costruirci sopra un'altra vita di fandonia noi stessi e quindi riportarci sempre al solito punto. Dietro a una nuova verità c'è sempre una nuova illusione. Io direi che potremmo descrivere la vita così. E questo non è per darvi pessimismo cosmico, è per dirvi, visto che state scegliendo un'illusione, almeno scegliete quella che vi rende felici e sereni. Almeno rimettetevi sulla strada che vi porta a voi stessi. Infatti qui proprio si parla di inganno. Di pensare di accumulare qualcosa, di essere disposti a perdere tutto in nome di quel qualcosa che sembra essere o il bene superiore o la cosa migliore, la cosa più saggia. Forse questa immagine vi può aiutare. Il drago verde propone una ghianda enorme al piccolo scoiattolino che con tanta pazienza avrebbe un casino di noccioline qui da mangiarsi. Allora, mi dai quelle cose, le abbandoni in nome di questa? Dai che è un affare. Il vostro bambino interiore dice a voi, no, guarda che ti stai illudendo. Io direi in questa situazione che non rimane molto da dire, fate le vostre conclusioni, spero di avervi aiutato. Ripeto, può essere che scegliate un'altra possibilità o che ci tornate più avanti su questa lettura. Io vi ringrazio di essere stati qui e vi abbraccio. Qui è tutto da Karma Rosso. Ciao ciao. Scelta numero 2, abbiamo quindi la Torre. Vediamo che cosa ne pensa in generale della situazione questo vostro bambino interiore. Credo vi guardi, perché ovviamente siete l'unica cosa che poi riesce a vedere nel futuro, no? Vi guardi e consideri quali sono state le evoluzioni che se stesso ha avuto nel corso del tempo. E crede che abbiate in qualche maniera fino ad ora sprecato molte occasioni. E che ci sia un modo in realtà per uscire da questa delusione. Credo che questo bambino interiore si senta anche molto isolato, non considerato, per cui mi viene da dire è anche... mi viene suggerito, anzi, è anche una conseguenza dei traumi che avete avuto sicuramente, che però sono traumi, sono situazioni che continuano a riproporvi una certa tossicità. È un qualcosa che di cui vi parla il vostro bambino interiore, che ha bisogno della vostra attenzione. È questo il momento giusto per rompere i circoli viziosi, per rompere la tradizione, per rompere l'abitudine. Mi viene da pensare sia a tradizioni familiari, per cui quello che ha fatto mio padre, quello che ha fatto mia madre, anche le dinamiche familiari più estese, per cui mio zio ha detto, mia sorella ha fatto, però poi mio cugino si è messo in mezzo. Per cui possono essere dinamiche interiori, perché le avete interiorizzate nel tempo, avete preso su di voi ciò che fa parte della famiglia, ciò che corre, diciamo, nel sangue o nelle dinamiche familiari, che poi alla fine è un po' la stessa cosa per chi ne sa qualcosina. E siete ancora vittime di questo, non riuscite a rompere quel circolo vizioso, per cui sì, c'è di mezzo il concetto di felicità, di soddisfazione personale, però io credo, continua a tornarmi in mente qui la questione famiglia. Non è una tematica, voglio dire, che io affronto ogni volta, per cui non è che sia un mio cliché. Evidentemente qui ci sono delle situazioni che... Ok, ora ho capito su cosa stiamo andando. Stiamo andando un po' sullo specifico, però vedete se vi risuona o meno.
potrebbe tranquillamente essere che per molti di quelli che hanno fatto questa scelta, qui stiamo parlando di un senso di isolamento che non viene solo dal rapporto un po' fuori equilibrio che nel tempo avete costruito con voi stessi, ma del rapporto fuori equilibrio che nel tempo si è realizzato, si è verificato, dimostrato tale come nelle generazioni precedenti all'interno della vostra stretta dinamica familiare, quindi nel rapporto con le persone che dovreste considerare vicine, ok? Forse anche col concetto di familiarità stessa c'è qualche problema, per cui relazioni insomma in cui spesso si ricevono pugnalate alle spalle, relazioni di cui non vi sentite, vi potete fidare, oppure se obiettivamente vi potreste fidare di persone che tenete vicine, c'è sempre una parte dentro di voi che vi fa sentire sul punto di essere continuamente traditi, feriti, per cui non c'è una vera condivisione, non c'è mai una serenità, ok? E questo bambino interiore sta cercando di indirizzare questa cosa, di farvela capire. Confermo. Qui c'è la questione famiglia di mezzo o comunque strutture. Strutture in generale nella vostra vita. Ah, beh. Ierofante e torre a testa in giù. Fatalità anche qui, la torre in realtà è una posizione a testa in giù. Allora, questi sono in realtà tra gli aspetti che io ho voluto mettere tra quelli positivi. Per cui la prima cosa che mi viene da dire, sicuramente questo bambino dice c'è bisogno di agire, ok? In qualche maniera te ne sei reso o resa conto. Un po' gli occhiali rosa te li sei tolti e ti sei messo quelli, che ne so, per miopi. Ci sono varie situazioni che ti hanno confuso fino ad adesso ed è per questo che tu continui a perseverare. Perseverare magari nel perdonare o nel cercare di vedere se il tempo sistema le cose, o semplicemente perseveri nella credenza che il modo che hai di sentire ora sia ormai un destino già stabilito. Per cui dalla parte positiva, quello che il vostro bambino interiore sostiene è che sicuramente c'è bisogno di un concetto di famiglia, sicuramente c'è bisogno di un concetto del tipo mi voglio appoggiare a questa persona quando ho dei problemi o voglio stringere con alcune persone per il gusto di, per avere la soddisfazione mia come ogni essere umano dovrebbe avere. Il problema qual è? Che perseverate a cercare queste cose in strutture, situazioni, persone, dinamiche che vi hanno già dimostrato che non possono essere considerate di appoggio, di sostegno, di supporto. Per cui vediamo che cosa disapprova. Beh, è ovvio che disapprova la confusione, ma più che altro disapprova l'illusione, perché in qualche maniera fate resistenza a un possibile cambiamento, questa torre a testa in giù, cioè grossi sconvolgimenti dei piani iniziali, grosse notizie, situazioni, dinamiche che potrebbero essere scosse dalle fondamenta e è per il positivo, anche se hanno la forma del negativo immediato, vengono continuamente considerate a livello concettuale da voi, per cui magari vi è anche abbastanza chiaro quello di cui vi sto parlando, però rimangono lì, rimangono potenziale, rimangono praticamente dubbio sul lungo andare, perché il grande potenziale, se viene colto, diventa possibilità, se viene lasciato continuamente potenziale e guardato e osservato può diventare dubbio o illusione, dipende, che poi è un po' la stessa roba. Per cui disapprova questa sensazione che volete nutrire, ma che non funziona, non si sostiene, nel fatto che potreste sempre scegliere in realtà di abbandonare, non so, una famiglia che non funziona, una dinamica che non va bene, e continuate a osservare le possibilità, però non agite mai, però non prendete mai una decisione. Quindi portate la dinamica del dubbio, della distruzione, dell'incertezza, della profonda insostenibilità della vicenda che vivete, lo portate all'interno e rivolgete questa sorta di, chiamiamolo, è un conflitto questo. È un conflitto all'interno del vostro concetto di famiglia, di appartenenza, di gruppo, di base, di tribù. Questo conflitto
non affrontandolo direttamente, l'ho portata all'interno. Va sempre così su tutte le cose, ma qui è molto più chiaro del solito. Qui proprio vi viene detto molto semplicemente. Per cui quale sarebbe il consiglio se lasciaste via libera a questo bambino interiore? Allora, il consiglio è più che altro una sorta di smacco che vi vuole dare, vi vuole richiamare il fatto che finché si piagnucola, finché si sta lì a tergiversare, di sicuro le cose non hanno la possibilità di cambiare in nessun modo. Invece di dire sì, ma è difficile che, sì, ma è impossibile, sì, però, l'unica maniera che avete per dare veramente una possibilità alle cose di cambiare è almeno provarci, per quanto suicida una missione possa sembrare, no? Allora vi viene detto, eliminiamo per favore questa mentalità della vittima, che io di sicuro non sto bene a starmene solo, isolato, a sentirmi che non ce la faccio, che non sono considerato, che non sono abbastanza, che non ho le possibilità, sono stufo di questa cosa e vorrei che accendessimo quello che nel tempo avrei avuto modo di sviluppare se avessi avuto il sostegno, se avessi creduto in me stesso, se ci fossero stati personaggi attorno a me in grado di essere all'altezza del compito di elementi del concetto di famiglia, e voglio connettermi al mio intuito, voglio connettermi alla mia non solo natura, è proprio essenza interiore, alla mia capacità di comprendere le cose, perché quello è il mezzo, la via per ricordarmi, non per scoprire, per ricordarmi che in realtà io sono il mago, cioè io di quello che mi viene dato, come ogni essere umano, ragazzi, perché non è solo una questione di chi sta guardando questo video, me lo vorrei ricordare a tutti, siamo fautori del nostro destino, le nostre vibrazioni, quello che facciamo internamente è una nostra responsabilità, no? È nelle nostre mani, per cui il risultato poi nel mondo esterno è anch'esso di conseguenza nelle nostre mani. Se non cambiamo questa attitudine interiore, di sicuro non possiamo avere una movenza, una saggezza, una dinamica esteriore che ci porta a manifestare quello che vorremmo. Ed è su questo che vi vuol far riflettere il vostro bambino interiore. Ecco la sua opinione praticamente. Eh sì, sarebbe da sistemare il concetto, dice, di perseveranza. Non è che continuare a battere la testa contro il muro sarà colto da pietà e si aprirà davanti a noi e ci lascerà passare. A un certo punto bisogna ammettere che siamo davanti a un muro. Bisogna quindi cominciare a riconsiderare la nostra percezione. Essere sempre quelli che dicono di sì, essere quelli che si comportano sempre alla fine come il bravo bambino, la brava bambina, per non creare problemi, per non creare lotte, per non sentirsi dire le solite cose che feriscono, per evitare qualunque tipo di malessere. Ha funzionato? No. Perché continua a farlo? Come puoi sperare che continuare a fare le stesse cose porti dei risultati diversi? Per cui riconsidera la tua energia, riconsidera l'uso che ne fai. Essere persone di cuore è una cosa, essere dei fessi che si illudono di essere persone del cuore, ma in realtà per un bisogno del bambino interiore di sentirsi accettati, di sentirsi parte di una famiglia, continuano a farsi trattare come una pezza, questo è malattia, questo è disagio, questo è portare il conflitto esteriore e interiore, dove ci illudiamo di poterlo gestire e invece ci troviamo da soli con i nostri problemi. Potrebbe essere che questa lettura sia un po' anche una maniera per completare quella della scelta 1. Oppure no, però sicuramente potrebbero essere, diciamo, due aspetti della stessa situazione. Questa perseveranza, questa voglia di reagire che in qualche maniera c'è, sopita, dormiente, una volta che vi togliete di mezzo la voglia di essere una vittima, può diventare il vostro punto di forza, in unione col vostro cuore, con la vostra capacità di donare, può diventare molto utile per il vostro benessere totale. Però finché la mettete a servizio degli altri, sperando che qualcuno cominci a sviluppare capacità che non ha mai voluto sviluppare fino ad adesso, vi create una grossa illusione. E questo bambino interiore continua a rimanere isolato e sofferente. Questa era la vostra lettura.
Può essere che facciate altre scelte? Come no? Può essere che tornate più avanti? Come no? Io intanto vi ringrazio di essere stati qui, spero di avervi aiutato e qui è tutto da Karma Rosso. Ciao ciao. Scelta dunque numero 3, abbiamo la donna, la signora, la dama, dipende poi uno come vuole tradurre, lady. Allora, andiamo a vedere che cosa dice di questa situazione in cui state pensando, comunque in generale, che cosa ne pensa, mettiamola così, il bambino interiore. Allora, con questo re di denari non mi viene da pensarlo come concetto, mi viene proprio da pensare che c'è una persona nella vostra vita, che potrebbe essere una persona che è in grado di provvedere o di darvi sostegno, o vuole darvi quell'impressione, perché non lo so, ho subito una sensazione di non mi fiderei, non lo so perché, non vorrei che stessimo parlando d'amore qui. Anche se non pensavo che il bambino interiore potesse andare su quell'argomento, però ho proprio questa sensazione. Opposto anche a una dama, non lo so, vediamo che cosa. Sì, io, mi va a rafforzare questa idea. Non vorrei che fosse un ritorno di una figura maschile o comunque della figura per voi di sostegno. Quindi se siete donne e vi piacciono le donne, può essere un'altra donna, voglio dire, ma capite che cosa intendo? C'è questo problema con la figura di sostegno che propone, che si mostra di essere, in realtà non è cambiato. Quindi io credo che ci sia un certo comportamento, una certa energia che questa persona porta con sé, che è mascherata. Si vende per il salvatore, non lo è. Lo so che queste due carte da sole, a chiunque sa interpretare i tarocchi, non è detto che per forza debbano avere questo significato, sembra un po' tirato per i capelli, però ho questa forte sensazione, o almeno la maggior parte di chi guarderà magari avrà questa situazione di mezzo, qualcuno che torna e si propone come la famiglia, qualcuno difficile da lasciare andare perché il concetto è quello di sostegno, è quello di formare una coppia, è quello di un giorno ci sarà un finale felice. Un giorno si costruirà insieme qualcosa. Difficile magari anche buttare via quello che credete aver costruito. Per cui sicuramente il primo avviso, opinione che il vostro bambino interiore può darvi, attenzione, attenzione alle bandierine rosse, come si dice, oppure semplicemente attenzione perché non mi fido. Quindi c'è diffidenza in questo bambino interiore, c'è mancanza di forse anche stima verso questa persona. Allora, che cosa ha da dire o da pensare pro questa situazione? Più che pro, mi sembra che vi voglia confermare i vostri dubbi. Sì, questa situazione non è famiglia, non è felicità, non è coppia che dura, non è prosperità. Attenzione, perché ti stai per mettere in un grosso problema che andrà ad aumentare quello che già sai essere un grosso conflitto interiore, darti grandi problemi interiormente. Qui stiamo parlando, mi sa, mi va a confermare questa cosa, o stiamo parlando di un manipolatore, abbiamo il mago a testa in giù, o siete voi che vi state creando questa situazione di automanipolazione. Comunque sia, questo si basa sul fatto che probabilmente la persona che state pensando o non è veramente chi c'è di essere o non è esattamente stata inquadrata nella maniera più onesta possibile da voi, per cui vi state illudendo che sia la persona, diciamo, giusta su cui fare affidamento, ok? Può essere anche una questione di lavoro, perché magari questa persona mi ha fatto un'offerta che dice sul lungo tempo ti dà un ritorno, però quell'atteggiamento che vi ha dato già problemi con questa persona, io lo considererei una conferma del fatto che questa persona è fatta in una certa maniera. Che cosa approva, disapprova di questa situazione? Il ritorno, avevo ragione, o è una persona che ritorna o è una specie di promessa di tregua che questa persona propone, o è un'illusione di andare a migliorare le cose, vedrai che andranno meglio, vedrai che ti chiedo l'ultima fatica, ma poi, oppure non buttare questa occasione perché, però non è qualcuno né che ha interesse di far pari, livellare i problemi, di
creare quindi una sorta di momento di pausa almeno nelle vostre difficoltà. Non è qualcuno che ha interesse che voi troviate pace in qualunque modo, e infatti c'è pure il giudizio da stare giù. È qualcuno di cui questo bambino interiore non si fida manco pagarlo. A questo punto voglio chiedere, fare un approfondimento un secondo, voglio vedere se è una ferita di questo bambino o se ci vede bene. Perché non si fida? Perché si è preso il tempo di capire, l'ha osservato, e questa persona è un imperatore a testa in giù, un manipolatore, qualcuno che non ha capacità di essere disposto a capire, non vuole usare la sua conoscenza per aiutare, per essere di sostegno, le sue capacità se ne ha, non sono al servizio degli altri, non è una persona saggia, è qualcuno che ama forzare, qualcuno che ama avere le cose a modo suo, lo fa per il proprio tornaconto, per cui bene, abbiamo avuto la conferma che il bambino ci vede molto bene. Allora, quale sarebbe quindi qui il suggerimento in realtà? Allora, non fasciarti gli occhi, non metterti la benda, non diventare stolto, non negare l'evidenza, perché mentre fissi le cose che non hai e continui a desiderarle, ti perdi quello che potresti avere e che hai veramente a portata di mano. Prima di tutto, con questo ritorno, comunque con questa situazione, hai in realtà la capacità, se vuoi, elaborando l'energia in maniera giusta, di liberarti di questo, mi viene da dire, di questo successo che non arriva mai, di questo continuare a nuotare, a galleggiare senza arrivare, mai arriva. C'è l'imperatrice anche a testa giù, per cui questa non abbondanza è un qualcosa che ti vuoi, questa mancanza, questa, mi viene da dire proprio sterilità, questa secchezza, mi sto vedendo nella mia testa proprio l'immagine del deserto, del terreno che è sabbia ormai, ecco, questo momento energetico che vivi è un qualcosa che hai costruito per te stessa o te stesso, è un qualcosa che non è a caso, non è a caso, perché tu stai creando delle aspettative su qualcuno che gioca sul creare aspettative e porta avanti sempre il solito problema. Allora, a questo punto, di che cosa ci vogliamo fidare? Perché continuare a fare sempre il stesso gioco? Non ha portato nulla di bene, anzi. Che cosa ancora ti fa tornare su quel punto e considerarlo anche solo discutibile? È un problema di percezione. È un problema quindi di illusione, è un problema di pensare che potrebbe funzionare questo dare, questo, la vostra è una speranza di essere visti, una speranza di essere capiti, una speranza di essere valutati, ma avete visto che uso ne fa questa persona delle capacità, ammesso che le abbia, di interagire con gli altri, ve le praticamente usa contro, molto bravo a manipolare, molto bravo a illudere. Confusione, è certo, è quello su cui gioca ed è quello su cui voi abboccate ogni volta e poi generate per voi stessi ulteriore confusione. C'è bisogno di imparzialità, certo, questa è una questione di comunicazione cuore-corona. Accendere il cuore non significa dare a perdere senza mai dire no, significa usare il cuore come mezzo per capire se il mio intelletto, se il mio intuito e tutto quello che è il mio livello mentale sta sragionando o è in piena funzione attività. Bisogna connettere mente e cuore, non c'è una che sopravvale sull'altra. Farli connettere equivale a generare imparzialità. Attenzione all'inganno, viene proprio detto. Vedete come tiene la ghianda a parte, le ghiandine piccole sono qui, in nome della volontà di questo scoiattolo di accumulare, no? Perché la sua natura, questo drago che lo conosce bene propone una ghianda inarrivabile, vedete che gliela tiene ad altezza e dice se allora, e lui sembra essere anche ammaliato,
pare che lo voglia ascoltare, considera quello che ha da dire. Ma perché uno scoiattolo accetta i consigli o i suggerimenti e si lascia prendere da un drago? Che ne sa il drago di quello di cui ha bisogno lo scoiattolo? Come può il drago capire le sue esigenze? Quindi questo sicuramente è uno spunto di riflessione, potrebbe anche andare a integrare altre letture in questa lettura. Se così non fosse, intanto vi saluto, vi ringrazio di essere stati qui, spero di avervi aiutato e noi ci vediamo più avanti. Qui è tutto da Karma Rosso, ciao ciao. Ed eccoci alla scelta numero 4, il pesce, che io ho trovato i pesci perché sono tre, ma in realtà, per amor del vero, è il pesce. Vediamo che cosa ne pensa di questa situazione che state pensando, del momento che state vivendo, insomma quello che ha da dire a riguardo di qualunque cosa abbiate pensato o in generale che cosa ha da dire a voi, il vostro bambino interiore. Cominciamo bene. Allora, mi sa che qui si parla di emozioni, di sentimenti, della vostra dimensione emotiva. I pesci, il paggio di coppe. In particolare sul vostro, io credo, provarci, avere l'iniziativa, ma magari non è neanche l'iniziativa il problema, avere l'ispirazione, mi viene da dire, avere l'intento, la fiducia. Vediamo se riesco a circoscrivere con le parole meglio la situazione. Avere l'impulso, ecco. Sentire in qualche maniera dentro di voi il desiderio di fare che cosa? Di rapportarvi con l'amore, con l'asso di coppe. Di individuare l'amore come un obiettivo a cui vi sapete rapportare con leggerezza, senza problemi. Dico l'amore perché l'amore è considerata la dimensione più alta dei sentimenti, no? Ma qui parla anche di relazioni comunque, in generale, quindi che sia amicizia, che sia famiglia, che sia quello che volete. Qui stiamo parlando della capacità di investire noi stessi completamente in una situazione affettiva. Faccio un esempio, quando esco con gli amici, mi vogliono bene, parlo con tutti, però magari non mi sento mai completamente connesso con qualcuno. Ho difficoltà a provare fiducia totale, ho difficoltà a sentire che c'è uno scambio e che in qualche maniera siamo due umani che condividono un momento di intimità, di emotività, ok? Che può essere nelle cose più semplici. Quindi in qualche maniera mi pare che manchi una sorta di flusso di onestà emotiva completa. Magari l'altra persona lo è con voi, può essere una persona di qualunque tipologia, però da parte vostra c'è un po' di... sono un po' restio dal... Sì, guardate questa immagine che io credo... Non so se riuscite a vederla bene. Dovrebbe essere un 9, sì, un 9 di bastoni. Rappresentata da una persona che davanti alle difficoltà o davanti alle possibilità, no? Nasconde per sé quella che gli pare essere più di valore o quella che gli pare essere possa batterle tutte. In poche parole, è probabile che ci sia qui una dimensione interiore vostra in cui questa difficoltà a creare o a sostenere, a lasciare che qualcuno emotivamente si avvicini in una relazione emotiva, è per voi ragione, anzi scusate, ha per voi alla base come ragione il fatto che effettivamente siete sempre sulla difensiva. Ah, eccoci qua, con la regina di bastoni. Faccio io, decido io, così ho tutto sotto controllo, così sembro forte, però chissà com'è ragazzi, il vostro bambino interiore mi sta dicendo che cazzata. Non funziona perché poi in realtà non sei felice, perché quello che vuoi come essere umano è avere questo scambio. Allora vediamo che cosa approva di questa situazione. Il diavolo a testa in giù vorrebbe liberarsi di questa cosa, quindi evidentemente ve ne siete resi conto che qualcosina qui scricchiola. Quindi approva assolutamente che si cerchi di uscire da questo circolo vizioso, un vicolo cieco. Accetta anche e ritiene sicuramente di valore il fatto che bisogna stare attenti, che non si può essere come degli adolescenti senza esperienza, che è proprio
si buttano nel vuoto, capisce che ci possano essere dei problemi di sicurezza, capisce che vi sentiate a volte completamente spaesati e temiate di fare il solito errore, ma capisce e sostiene anche che c'è la torre, cioè il momento di ammettere l'evidenza e cominciare a muovere il sederino, come si dice, darsi da fare, comprendere che una torre che cade, per quanto forte io preghi, per quanto forte sia il Dio a cui io preghi, se sta cadendo, cade. E quindi a me non rimane che fare una cosa, andarmene il più lontano possibile nel minor tempo possibile. Casomai farò i conti dopo, ma non è che stare lì a chiedermi ma come? Ci ho speso un tot soldi, ho fatto le fondamenta bene, ho chiamato il migliore ingegnere, come mai sta crollando? Questo non vi preverrà, non vi salverà dal rimanere sotto le macerie. Per cui cosa disapprova? Certo, la ruota della fortuna testa in giù, il fatto che vi illudete che con un atteggiamento del genere avete risolto il problema. Il problema in realtà è solo un altro giro di ruota. Vi pare che sia fresca l'acqua del mulino perché è appena stata tirata su dal fiume, ma il fiume da cui attingete è lo stesso, il mulino non si è spostato, quindi se l'acqua è inquinata, lo era prima, lo sarà dopo. Dobbiamo fare qualcosa riguardo l'acqua. O dobbiamo spostare il mulino, voglio dire, no? Disapprova molto il non provarci completamente, emotivamente. Avete chiuso la comunicazione con l'aspetto emotivo o vi precludete alla possibilità di andare a parlare di aspetti emotivi. Con questo io non sto dicendo che siate delle persone chiuse, fredde o indisponenti o egoiste, niente di tutto questo. Credo piuttosto che siate delle persone che, come facciamo in molti, alla prima sofferenza hanno seguito l'istinto di conservazione e hanno chiuso il cuore. È un linguaggio ovviamente quello di chiudere il cuore, possiamo dire anche che avete creato un muro, possiamo anche dire che siete diventati sospettosi, non importa, definitevi come volete, sappiate che la realtà è una, nonostante tutte le definizioni, per cui avete praticamente smesso di credere nella capacità di scambiare emozioni genuine e di avere quindi una connessione con gli altri. Per voi questa è un'idea di forza, in realtà state forzando le cose, che non significa che siete forti, significa che siete rimasti in sospeso, appesi in realtà a un nulla, vi basterebbe poco per liberarvi, però per ora vi fa bene, vi fa comodo pensare così, vi dà questa illusione di serenità, di fiducia, di protezione, come volete, però rimane il 9 di spade, rimane che qualcuno non dorme la notte, rimane che qualcuno piange prima di andare a letto, rimane che vi sentite assolutamente sopraffatti, forse qualcuno ha anche un senso di colpa ogni tanto, magari qualcuno arriva a dire caspita, sì, non ho un compagno, una compagna, però ogni volta che i miei amici mi invitano a uscire io mi sento veramente non motivato, non motivata, non ha senso per me, figurati se trovo quella o quello che, per cui rinunciate a questa capacità di gestire la vostra vita, rinunciando direttamente a tutto quello che riguarda questo aspetto che in realtà il bambino interiore, se ve ne sta parlando, significa che vorrebbe che voi sviluppaste di più. Per cui tra i consigli maggiori che vi si dà sicuramente è l'otto di spade a testa in giù, liberatevi da questa stronzata che avete costruito per voi stessi. Uso questi termini perché sapete che io sono molto colorita nelle espressioni, quando posso, perché siamo su YouTube, mica posso fare chissà che cosa. Cerco sempre di non irritare la sensibilità di chi mi ascolta, però credo nel potere delle parole, quindi quando una cosa va detta, quando una cosa ha un certo valore, si deve usare l'espressione giusta, veicolare il messaggio in una maniera giusta, si avvale anche di questo, per cui quando vi sembra di non aver via d'uscita, forse perché vi siete messi una benda in faccia e è ovvio che non riuscite a vedere dove state andando. È necessario che facciate una scelta, non potete continuare a stare qui sospesi nel mentre, sperare che il principe azzurro o la madamigella tipo fata turchina vi venga in casa a prendervi con la forza, c'è bisogno proprio di una mossa diretta da parte vostra. In inglese si direbbe make up your mind, cioè
datti una mossa, deciditi, fa qualcosa e comincia a cambiare la situazione. Giustizia testa in giù, certo. Non state di sicuramente ragionando, non state sicuramente vedendo le cose in maniera chiara, non c'è lobo del cervello destra-sinistra che lavora in concomitanza, abbiamo un prevalere probabilmente delle emozioni qui sul resto, per cui non c'è possibilità che il cerchio si chiuda, che la ruota giri, come si diceva prima, se non sempre attorno allo stesso perno. Non state sicuramente rendendo giustizia a voi stessi, il vostro bambino interiore chiede, per favore, cominciamo a fare il lavoro? Perché avrei una certa urgenza ad essere felice. Questa regina qui mi dice, io vorrei sentirmi sostenuta, vorrei forse essere anche apprezzata come figura, no? Che siete maschio o femmina non importa, cioè essere in qualche maniera non sempre io quella che dà, ma essere sostenuta anche. Però qual è il problema? Fino a che io sono molto impegnato a sostenere il peso della mia gabbia, non riesco a tirarmi in su la corona che mi sta scivolando giù per la faccia. Forse questa immagine vi può aiutare. Per cui c'è bisogno assolutamente che riparliate col vostro bambino interiore, che lo ascoltate e che diciate va bene, forse è il caso che io cominci a nutrire di più me stesso energeticamente, interiormente, quindi focalizzare la mia attenzione verso l'interno, sistemare questi problemini di percorso che ho e esatto, 8 di emozioni. Viva questo, non lo voglio chiamare problema, questa situazione, dandomi il tempo di sentire la sofferenza che ho, questo buco nero che ho creato, che ora uso come sole, lo uso come fiore all'occhiello, credo che sia la mia forza, credo che sia la mia bussola, però ragazzi un buco nero, raccoglierà tutta la luce che vorrete, ma di sicuro non la distribuisce a voi. Per cui giocare sicuro spesso è solo un altro modo di dire darsi la zappa sui piedi. Cercate, mi raccomando, di essere più onesti con voi stessi, ok? E di darvi quindi altre possibilità. Infatti qui è una questione di crescita interiore, certo. Ho usato l'espressione datevi una possibilità, potevo usare piantate il seme e abbeveratelo, ok? Potevo dire se siete fatti in una certa maniera come una pianta ha la sua natura, dovete cercare di alimentare la natura stessa della pianta. Ognuno ha le sue esigenze, ognuno ha i suoi metodi, non è vero che tutto vale per tutti, però comprendete quelle che sono le vostre esigenze e partite da lì. Infatti qua c'è insicurezza di fondo molto grande e guardate c'è pure il cuore col diavoletto, con il diavolo che è ciò di cui vi dovete liberare. Una questione di avere fede, ma non la voglio andare a ridurre, a avere fiducia, troverete l'amore, troverete rapporti umani sinceri. Qui stiamo parlando di una fiducia molto più ampia, stiamo parlando della capacità di connetterci al nostro sentire interiore che è assolutamente naturale, una volta che lo vogliamo ascoltare, una volta che ci concediamo di sentire, che è il vostro problema qui. Per cui la fiducia non sarà una questione di mi butto nel vuoto, qualcuno mi prenderà. Sarà una questione di al momento opportuno, se avrò bisogno di spiccare il volo lo farò. È un essere tranquillamente, serenamente, pacatamente nel flusso della vita, sapendo non tanto che le cose giuste arrivano al momento giusto. A me sembra un po' una cazzata hippie dire una cosa del genere. Più che altro è una questione qui di essere consapevoli che abbiamo da una parte la capacità di manifestare la nostra felicità e dall'altra fa parte della nostra natura essere parte del flusso della vita. I problemi nascono quando neghiamo noi stessi questo aspetto. Perché? Perché allora cominciamo a percepire tutto ciò che non è il nostro spazio ristretto un problema. Ed è da lì che nasce il problema della fiducia. Mi sono spiegata? Spero di sì. Illuminazione, vedete, è un percorso di crescita, di potere personale, di fiducia in noi stessi e poi negli altri,
di capacità di manifestare e di gratitudine. Per cui, se vi può aiutare, una cosa che vi posso dire è: prendetevi del tempo durante il giorno, qualche istante, la mattina, magari mezzogiorno e la sera, prendete l'abitudine di congiungere le mani davanti al vostro petto come se stesse pregando, alzate lo sguardo al cielo e dite grazie. Grazie della possibilità vita in generale. Se avete un Dio, va bene, parlate al vostro Dio, ma qui non si tratta di ringraziare qualcuno, si tratta, perché ringraziare qualcuno significa creare divisione, significa dare la responsabilità a qualcun altro, significa dire grazie che mi è andata bene, grazie che nonostante tutto mi vuoi bene. No, questo è un grazie all'universo, grazie all'esistenza in sé, grazie, anche se la vostra vita fa schifo. Vedrete come cominceranno a cambiare le cose, come avrete una comprensione dall'interno di quello che significa fare parte del flusso, di quello che significa avere fiducia. Ok? Questa era la vostra lettura, spero di avervi aiutato, può essere che facciate altre scelte, io intanto vi ringrazio e vi auguro il meglio. Qui è tutto da Karma Rosso, ciao ciao!